nell'abitato di Cerro al Volturno, massiccio delle Mainarde, luoghi incantevoli in questo Molise che è diventato teatro della quinta frazione. Ancora problemi, la pinza del freno posteriore per Judith, sì, la pinza del freno posteriore per Judith Arne. Probabilmente non montata in modo, non centrata in modo corretto la ruota quando le hanno sostituita e quindi si trova un pochino in difficoltà. Da segnalare che comincia a scendere anche qui qualche piccola goccia di pioggia che potrebbe complicare ancora di più la situazione, perché gli ultimi 700 metri sono appunto in San Pietrini, a schiena di Sì, mulo, a sono schiena d'asino. più che San Pietrini, sono selci medievali, proprio da muro di classica del E nord. se fosse bagnato con la pendenza importante che questo tratto di strada ha, oltre il 16%, non potrebbero alzarsi sui pedali perché diventerebbe praticamente impossibile poter avanzare. Quindi un'altra insidia, auguriamoci che il tempo tenga proprio nell'attesa che finisca la tappa, che finisca la corsa e poi se si deve scatenare che si scateni più tardi perché sarebbe una difficoltà in più per queste ragazze. Le parti del massiccio delle Mainarde, minacciosissime nuvole, a questo punto si era cominciato nel sole e nell'azzurro di Fossa Cesia, 3 chilometri all'arrivo, si completerà la discesa e poi sarà un lento salire fino all'Erta verso Cerro al Volturno. Molta gente sul traguardo, Cerro al Volturno da sempre abbonato al grande ciclismo, uomini e donne non fa differenza. Tu sei partito alcune volte con la Tirreno, con una tappa della Tirreno Adriatico, da queste, proprio da queste parti del Molise. Noemi Cantele, professionista, donna elite dal 2000, 29 anni, 3 vittorie quest'anno, compresa la vittoria nella cronometro della settimana tricolore. Ancora problemi, quanto sta faticando Judith Arpo, quanto nervoso metta un corridore non essere a posto, non essere a posto da un punto di vista meccanico. Tantissimo, tantissimo, figurati, soprattutto per una Ryan. ragazza come lei che si sta giocando, tra l'altro, il Giro d'Italia. Io al suo posto mi sarei fermato, avrei sistemato la situazione e poi chiaramente insistito un po' per rientrare in gruppo. Ha Mi sa fatto che questa arrivano, scelta, mi sa eh che sì, arrivano, mi sa che arrivano. ormai il vantaggio è un Un vantaggio minuto e venti. rassicurante che dovrebbe consentire alle 6 di arrivare anche se ci sarà selezione, assolutamente. Non arriveranno certamente tutte e 6 insieme e credo che un po' Ina Yoko Teutenberg e anche la nostra Giorgia Brunzini un po' le mani se le mangino perché Sempre chiaramente ho se fosse stata pianura sarebbe stata una lotta tra loro sempre la due. campionessa di Svizzera ad aprire la strada ad una concentratissima Noemi Cantele, Sigrid Corneo, le nostre moto Ina Yoko Teutenberg e Giorgia Bronzini, Giulia Martisova a chiudere il gruppo delle 6 che pensavamo di riferimento appoggio alle grandi, che invece a questo punto, un chilometro dopo l'altro, assaporano la possibilità di coronare con successo la fuga di oltre 60 km in questa Fossa Cesia Cerro al Volturno, che giusto a mezzo di un giro donne, un giorno dopo l'altro, sempre più bello, sempre più appassionante. Cervelo per Emma Pooley con la campionessa Carla Ryan d'Australia, campionessa d'Australia, Claudia Hausler, la maglia rosa di Emma Pooley, Bubnenkova, di nuovo immagini sul gruppo delle battistrada, 6 unità che resistono, sempre la Hall, la campionessa di Svizzera, che lavora per Noemi Cantele, l'unica a poter contare lo scatto di Sigrid Corneo. Ci ripensa subito, si è alzata sui pedali, ma provava poi, come dicono sempre, anche alla maniera del fagiano, ha capito, ecco perché c'era la discesa, percorso che probabilmente non è chiaro alle ragazze nel finale. La discesa che porta nel centro abitato di Cerro al Volturno, ora ci sarà una decisa deviazione, qua siamo Ultimo all'ultimo chilometro. chilometro sulla sinistra Comincia il bello. e imboccheranno appunto questo tratto in pavé. Con pendenze molto molto importanti, siamo oltre il 16%. Sì, fino al 17 tranquillamente, adesso appunto ancora la strada asfaltata, 900 metri, svolta secca, intanto tornante, poi svolta secca a Sinistra, a cominciare, sinistra. svolta secca a sinistra, a cominciare l'Erta che porta alla Rocca Pandone, al Castello del Pandone, 1400, come sempre dico, non ci sarà il maniera di ammirare le bellezze dei luoghi, anche se siamo nell'incanto della provincia di Isernia. Di nuovo testa della corsa, Claudia Hall sempre davanti col 162 di dorsale, Noemi Cantele chiude in ultima ruota, Giulia Martisova, poi Bronzini, tempo di velociste nonostante
la strada che sale, ecco la svolta, svolta beh, a destra, comunque a, destra, a sinistra sì. per noi, ed è cominciato il tratto proprio in acciottolato, selci di un tempo medievale che adesso obbliga alla fatica tripla le ragazze, saranno pendenze nell'ordine del 17%, prende in mano decisamente la situazione Noemi Cantele, francobollata da Ina Yoko Teutenberg e Giorgia Bronzini, loro tre, staccate le altre, ancora Noemi Cantele, è dura, è ancora lunga, 600 metri all'arrivo. Pendenze importanti, fa fatica Giorgia Bronzini che deve cedere assolutamente, Ina Yoko Teutenberg tenta di tenere duro ma sembra avere un altro passo, Noemi Cantele a proprio agio, vedete che va a cercare proprio il piccolo cordolo brava, in asfalto, mestiere, in cemento. Brava mestiere, gran mestiere della varesina. Voglia di grande prima sforzo. Vittoria al giro. Le ha staccate definitivamente. Va, va la Cantele. Ina Yoko Teutenberg si comincia a voltarci, comincia a darci di spalle, ancora più in difficoltà Giorgia Bronzini. E va Noemi Cantele che riesce quando siamo sai a 250 torna, metri dalla rete. Torna dentro la Bronzini, almeno fa riferimento sulla Ina Yoko Teutenberg. Grandiosa protagonista la tedesca, spiana qualcosa la strada, 30 metri, 2,50 in porfido adesso, ultimi 250 metri per Noemi Cantele, potrebbe essere la prima volta al Giro Donne, quarta vittoria in questa stagione, una cinquantina in carriera, lei che sogna il mondiale di Mendrisio, dall'altra parte a un passo da casa, Varesina da Cisate, Pulei che resiste nel gruppo delle inseguitrici, tutte sgranate, Noemi Cantele a 100 metri, 75 metri, dalla prima vittoria al Giro Donne, va la Varesina, ultime pedalate, Ina Yoko Teutenberg al secondo posto, 25 metri, l'applauso della folla, Cerro Volturno il dito, per lei il minimo dell'esultanza per una grande vittoria nella carriera di una bravissima Noemi Cantele. E al secondo posto, vedi che è risalita, Giorgia Bronzini. Giorgia Bronzini che Ina è riuscita a superare Ina Yoko Teutenberg proprio negli ultimi 75 metri, un bellissimo risultato. Sigrid per Corneo, grande la senatrice in gruppo, quarto posto. Poi Giulia Martisova, quelle che hanno fatto la tappa sono arrivate. Guarda Ima Puli come si è ripresa e soprattutto Judy Tarn con i problemi meccanici che aveva lì alla sua ruota, nonostante il problema appunto al freno, con la ruota posteriore che toccava un pattino del freno. Nostre telecamere, sempre Francesca Portinari in regia su Claudia Hall per lo strepitoso lavoro che ha consentito al capitano di giornata Noemi Cantele, eccola Claudia, eccola Hall, la campionessa di Svizzera che ha lavorato alla grande negli ultimi chilometri per Noemi Cantele, ancora non arrivano le altre, il gruppo delle 16 inseguitrici. Lì c'è la classifica generale in quelle che inseguono, qui c'è stato il bello, il bellissimo di una tappa eccola. Indimenticabile. Ima Pulei con Judy Tarn nel finale si Claudia riscatta Hausler. E Claudia Hausler, lei potrebbe guadagnare qualcosa in classifica generale. Claudia Hausler arriva, Judy Tarn prima di Claudia Hausler e Ima Pulei, ha salvato la tappa, sì, Ima Pulei ha salvato la maglia tutte e tre insieme, e esattamente a 1.14 di ritardo ora via via tutte le altre con Bubnenkova, Antoshina, Brandley e anche Fabiana Luperini. Arriva anche Fabiana Luperini esattamente in sedicesima posizione a 1.34 dalla Cantele. Tutta la storia di una bellissima frazione oggi al sì, Giro d'Italia. Una tappa molto interessante, ricca di agonismo, ricca anche di colpi di scena, che poi però alla fine poco ha modificato nella classifica generale. Eh sì, la montagna, facciamo che la montagna ha partorito il topolino. In altri tempi probabilmente questa tappa avrebbe nuovamente riscritto la classifica generale. Ormai c'è un gruppo di una cinquantina d'unità che pedala con sistemi, con metodi in testa d'allenamento, di preparazione, di resa in corsa, che consente alla fine la verità giusta di una tappa come questa. Certo, e soprattutto ci sono delle squadre molto organizzate che corrono anche con tatticismi e con organizzazione che si avvicina molto al ciclismo maschile. Immagini del gruppo che chiude naturalmente tutto il gruppone, come sempre dico, eccolo qua, se sono campioni fioriranno, fra un attimo sarà protocollo, ma che brava la Bronzini, dopo che ho cantato la forza di Noemi Cantele, bravissima per davvero Giorgia Bronzini, la piacentina campionessa del mondo su strada, abbiamo visto il tercetto del podio di giornata e qui Ima Pulei confermata, domani rimaniamo in Molise, rimaniamo
tutto in provincia di Isernia, la Cerro, si riparte da Cerro al Volturno per Sant'Elena Sannita. Altre sorprese nel disegno degli organizzatori. Altre sorprese, perché due gran premi della montagna di prima categoria che renderanno complicata la giornata. È tutto dal Giro Donne, ci troviamo e ci sentiamo domani.